grazie di cuore. Adesso abbiamo un'altra divertente. Se vediamo una donna, una trentenne, insieme a un ottantenne, che cosa pensi? Che sono innamorata. Lo sapevo che sono innamorata, già lo sapevo. Già lo sapevo. Ma devi pensare sempre a male. No, tu. Non sono io che penso a male. No. Vuoi vedere in percentuale? Gigi, se vediamo una donna, una trentenne, insieme ad un ottantenne, che cosa pensiamo? Oh dai, anche te, ma che dici? Non è vero. Eccolo là, vedi? Ha alzato la mano il signore e ha fatto così. Perché c'ha i soldi, anche la signora è d'accordo. La casa di proprietà, la pensione che è buona, una macchina che non guida, la fa guidare a lei ovviamente. Non sono d'accordo. Non sei d'accordo? No, tu perché sei per l'amore? Certo. Ah, vabbè. Tu vedo che sei un po' maschilista. No, anche, no, assolutamente. Lo dobbiamo dire. Ma non lo dico io, anzi, a me fa piacere che una trentenne si innamori di un ottantenne. Però diciamo in percentuale. La percentuale è un poco bassa, vero? Visto? Vabbè, che devo Ciro, fare? Ciro, devo scusa, stare dimmi. Perché ti fa piacere? Perché sei vicino agli 80? Ah, posso dire una cosa? Disgraziato. Dimmi. Ben ti sto. Ben mi sto. Sì. Vabbè, me la sono cercata. Sì. Va bene. La canzone, il calcio sui maccheroni, perché siamo abituati a fare i pettegolezzi. Parliamoci chiaro, signora, lei sicuramente qualche pettegolezzo l'avrà fatto nella sua vita, è vero? Insomma, giustamente, insomma, con una piazza così grossa, signora, non può dire sì, però fa così. E vabbè, la prendiamo come buona. Sicuramente abbiamo fatto qualche pettegolezzo. E io c'ho la canzone è Il calcio sui maccheroni, perché ha per titolo Canzone pettegola. Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. Ca quando s'affaccio barcun va che ne menta. Mentre innaffiate le rose vi guardo di rimpetto. Signor, che bella cosa quando spandete mutandine e reggipetto. Vostro marito Cosimo Pellecchia, è veramente un uomo fortunato, eh? Che bella mogliettina che si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate la curiosità, chi ve lo dà? No, ma come si chi ve lo dà? Ocuracci e supporta, un marito e che l'età. Come vivete solo per i fiori? Signora, mi facetemi un piacere, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Ma come si permette? No, ma come si permette? No, signora, non capite una cosa per un'altra. Solo il coraggio di sopportare un marito allora sì. E che l'età. Signora, non mi posso permettere di dire una cosa del genere a lei. Signora, ma di tuo portiere che a voi strimbella la chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovinotto che sale con lo strumento. È certo una sonatina al giorno, certo. È davvero un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo ho mangiato Cosimo Pellecchia, oltre al riposo non pretende niente, si fa un'orina a letto allegramente, mentre voi solfeggiate sul sofà. Mo capisco fatto con papà. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? Il coraggio è su purtà. No, lo marito e che l'età. E certo, la vita è dura, in ogni cuore c'è un momento di dolore. Però ogni giorno papà sul papà arrivo professore e ve lo do. Ancora? No, signor. Il coraggio di sopportare, signor. Non capite una cosa per un'altra. Non sono così cattivo da... Solo il coraggio di sopportare, signor. Vi assicuro. Tu marito che l'età. Signor, scusate, se per combinazione qualche volta il professore mancasse alla lezione, sì? Voi fatemi solo un cenno e là arriva il sottoscritto. Aspetta.
Ma che bravi, te la vogliono dare tutti. Il coraggio di sopportare. Babà. Scusa, ma tutti quanti hanno risposto è veloda. Ah sì, vabbè. Solo il coraggio di sopportare. Non marite e che l'età. Oh! No signor, non capite una cosa nemmeno l'altra. Solo il coraggio di sopportare. Ma chi? Un professore ve lo do, no? Vostro marito ve lo do. Certo. Ma vostro marito c'ha 70 anni, signor. Come ve lo può dare questo coraggio di sopportare? Un marito di che l'età, signor? Non capite sempre una cosa per un'altra, come fa? Un marito di che l'età. Tenetevi presente. Grazie.